Sono David Vidales, sono pilota della Formula Regional European Championship by Alpine e oggi è una giornata speciale perché guido una macchina leggendaria, l'Alpine A110. Chiederete perché questa macchina si chiama Alpine A110. 110 sono i centimetri dell'altezza della macchina. E so che questa macchina ha una storia incredibile, con quella vittoria lì del Rally di Monte Carlo nel 71, che è proprio l'anno in cui è nato mio padre, quindi andiamo indietro di 50 anni, che sono tanti, e se ci pensi è davvero incredibile. Questa è del 75, ma è come quella che ha vinto il 71 il Rally di Monte Carlo, poi anche il 73 hanno fatto primo, secondo e terzo. Quindi è una macchina storica che da guidare è bellissima perché non pesa niente in curva, puoi fare quello che vuoi. Solo il rumore del motore è troppo bello. Lo sterzo, a differenza delle macchine di oggi, è più duro quando lo giri e senti che devi fare più forza. Poi con il cambio, questo è un cambio sincronizzato, quindi quando scali non è così complicato, e a me sinceramente mi diverte di più. Macchina che è stata fatta per fare le corse, no? Perché c'ha motore dietro e trazione posteriore. Questa quando acceleri puoi giocare un po' con il posteriore, no? Nel rally di Monte Carlo non avevano il freno a mano queste macchine, quindi fare un rally senza freno di mano gli facevano girare la macchina tutta con l'acceleratore. La macchina è bellissima e hai questa sensazione di quasi di volare tra le curve. Quando l'ho guidata è inevitabile che ti venga il sorriso in faccia. Mi è venuta voglia di fare un rally e anche se sono stili di guida completamente diversi, penso che sia un'esperienza incredibile. Due generazioni di auto diverse, due emozioni diverse, sempre sotto il segno di Alpine.